oggi facciamo questo giro col pullman e abbiamo gli alberghi e stiamo facendo un giro turistico. Una volta c'erano le carovane, no? Col cammello, con i cavalli, e loro facevano i loro viaggi sulla via della seta, via antica commerciale, e ogni tanto che passavano da queste zone rimanevano in questi caravanserragli, che erano gli alberghi antichi. E dopo di là passeremo per la città di Konya. A Konya faremo la visita del museo dei dervisci danzanti, è un ordine classico, è un altro museo interessante a livello religioso soprattutto. Dopo di là ormai le viste finiscono, però faremo una strada in campagna passando dalle diverse parti. Per esempio oggi fino a proprio dopo Konya vedete tutto il campo così piatto, deserto, vedete un paesaggio e con questo molto rurale, arido, secco. Invece dopo di là, quando ci avviciniamo comunque di dopo la stazione cambierà e il paesaggio cambierà, e stasera saremo a Pamukkale. Questa parte qui è 650 km circa, quindi arriveremo a Pamukkale stasera, verso 7 se tutto va bene. Dopo domani invece si va a Gongolfiera, la visita di Pamukkale, e dopo di là partiamo da Pamukkale per andare ad Efeso, faremo la visita di Efeso e dormiamo lì a Kushalassi. È un paese molto bello sul mare. E poi dopo da là andremo a Istanbul per finire il nostro giro. Così domani cosa facciamo? Oggi i monasteri non ci sono più perché la fondazione della Repubblica ha vietato di mantenere i monasteri, ordini monastici, solo le moschee sono state lasciate aperte. Quindi dopo la fondazione della Repubblica questo posto è stato un museo. Questi dervisci erano frati musulmani che avevano accettato un modo di preghiera secondo la loro fede, girando se stessi con la musica, quello che si sente. E poi anche c'è una musica ritmica, volevano andare in estasi, era un'estasi controllata senza perdere il loro equilibrio. È una filosofia abbastanza profonda che assomiglia alla filosofia di San Francesco d'Assisi, no? È molto simile perché erano anche dello stesso periodo. E oggi invece tutto il luogo si utilizza come un santuario da visitare, le tombe, come anche andate a visitare San Pietro, non so, San Antonio di Padova, eccetera, dove ci sono le reliquie sacre. È un posto uguale, dentro ci sono 55 tombe, anche sotto la cupola grande c'è dove una stoffa con ricamati con i fili di oro, è la tomba più grande, è quella del fondatore, proprio che si considera come un profeta. E poi dopo
sì, nell'ultima parte in moschea, per esempio nell'ultima parte dove ci sono i vestiti, il Corano, libri, eccetera, e una vetrina, c'è la scatola. In queste scatole mantengono un pezzo della barba di Maometto, che sempre si considera come un posto importante. Questo qua è la fontana funzione, dove sta per entrare in moschea. Allora, si entra di qua, dentro potete fare foto, sì, dentro potete fare foto, prendete il sacchetto insieme perché il pullman andate in parcheggio, quindi ci fermi, ci troviamo dove ci sono i bagni, ok? Haberim yok da geleyim. Yanamdır.
Yeah.
Oh, sì.